Siamo una settimana dal primo sopralluogo fatto sabato pomeriggio dai tecnici dell'ASUR, in cui si è verificato, come ben sapete, la chiusura della struttura a fronte di problematiche derivanti da alcune osservazioni fatte dal personale infermieristico interno alla struttura, dove aveva rilevato quelle crepe che hanno creato il disagio iniziale. Abbiamo fatto un secondo sopralluogo lunedì pomeriggio con i tecnici di ASUR, con i tecnici della ditta Sciamane Ingegneristica di Pergola, che aveva fatto e redatto una perizia già a novembre nel merito della struttura per le qualità statiche e sismiche della struttura, e siamo stati presenti anche come ufficio comunale con l'ufficio tecnico. Abbiamo trovato una forte collaborazione da parte di tutti i tecnici, c'è da parte di tutti la volontà di fare quello che c'è da fare sulla struttura, naturalmente attendendo le perizie. La prima perizia dovrebbe essere conclusasi, o sta in fase di conclusura, sulla fase geologica, in quanto domani mattina faranno un altro sopralluogo i tecnici geologi per verificare lo stato dei basamenti dove la struttura è coricata, e si sta facendo anche l'altra perizia, che è quella statica, che in parte era già stata inserita nella perizia sismica di novembre, di cui dicevo prima, e che entro qualche giorno dovrebbe essere redatta. Quindi c'è la grande collaborazione da parte dei tecnici dell'ASUR, che stanno accelerando quanto più possibile per far sì che dentro quella struttura ritornino gli ospiti e il personale ospedaliero, e non solo, anche perché in quella struttura abbiamo un centro prelievo che riguarda l'analisi del territorio, nonché un ambulatorio medico. E capiamo la gravità di perdere queste due situazioni in un particolare periodo come questo, ove siamo in procinto di procedere con i vaccini ed le eventuali difficoltà che possono essere arrecate dai problemi influenzali che potrebbero derivare nei mesi a seguire. Pertanto, questo è il percorso fatto in questa settimana. Posso certamente ringraziare anche la Regione Marche, che si è messa a disposizione per garantire quanto più celermente il ripristino di quella struttura. Però quello che io chiedo come sindaco, in quanto piaccia o non piaccia, sono il responsabile della salute del territorio, e sulla mia salute del territorio ho chiesto delle garanzie di due tipi: quella pubblica, perché noi siamo per una sanità pubblica, e quindi su quella struttura si debbono fare degli interventi legati al pubblico, e quindi interventi pubblici, ma soprattutto mirati su come organizzare quella struttura in futuro, cioè quali obiettivi dare a quella struttura, perché in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, si è visto sempre lavorare un pochettino, passatemi il termine, a braccio, creandosi sempre dei disagi. Gli interventi che i tecnici devono fare devono essere mirati sulla base di quella che è la volontà politica. Se la politica dice che quella struttura deve guardare nel futuro, creando questo o quel servizio, i tecnici a quel punto possono individuare il da farsi, altrimenti diventa difficile per tutti. È una struttura che per il territorio è fondamentale, sia per quanto riguarda il servizio offerto, sia per quanto riguarda l'indotto, sia per tutto quello che riguarda quell'economia che gravita su quella struttura. Quindi ci sono dei problemi legati al socio sanitario che quella struttura permette di sopperire, ma non solo a Monbarocci, io questo ci tengo a dirlo, quella è una struttura che è valida per il territorio, ed è valida anche per il futuro dei territori che circondano Monbarocci, perché, come ben sappiamo, avremo una popolazione sempre più longeva nel futuro, e se non guardiamo avanti con queste strutture diventerà difficile dare una risposta alle difficoltà che ci saranno socio-sanitarie sul nostro territorio.